Hare Krishna, è un onore essere qui in questo spazio. Jai, grazie. In questo luogo sacro, quando Srila Prabhupada è andato in America, sappiamo che è arrivato a New York. E dopo un po' di tempo ha sentito la necessità di aprire un suo spazio. Prima veniva sempre ospitato da amici, conoscenti, prima è stato da un insegnante di yoga che però aveva delle visioni diverse dalla sua. Allora poi è stato ospitato in delle soffitte insieme a degli hippie con cui doveva condividere tutto. E una volta quando ha detto a questo ragazzo che lo ospitava di non mettere la saponetta per terra nella doccia perché era pericoloso, si rischiava di scivolare. Dopo essersi fatto una dose di troppo di LSD, questo ragazzo ha cominciato a urlargli davanti, a minacciarlo di fargli del male, al che Prabhupada, senza pensarci due volte, è dovuto scappare, uscendo di casa. Passando da alcuni derelitti che erano lì ubriachi, mezzi morti, che stavano nel corridoio che arrivava a quella mansarda, e è dovuto uscire di quella casa e ha spiegato che non sapeva se girarsi a destra o a sinistra, perché era rimasto fuori di casa. È andato a fare una telefonata a due bravi ragazzi che conosceva, che lo hanno ospitato per un po' di tempo a casa loro, ma da lì ha capito che aveva necessità di trovare un suo spazio e si è manifestato di lì a poco il primo centro dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna a New York, che si trovava al numero 26 della Seconda Avenue, e non era altro che un negozio. Prima era un negozio di negozi di articoli da regalo, si chiamava Matchless Gifts, doni impareggiabili, e è stato poi il luogo dove è stato aperto il primo centro della coscienza di Krishna che offre veramente matchless gifts, ovvero i doni impareggiabili. È il dono dell'amore per Krishna, il dono della conoscenza spirituale. E allora ha aperto questo negozio e l'hanno imbiancato. E hanno messo un quadro del Panchatattva, Sri Chaitanya con i suoi associati, e hanno iniziato a tenere lì i primi kirtan. E tanti giovani erano attratti e andavano, frequentavano questo centro. E tra questi giovani ce n'erano due molto particolarmente interessati, che poi sarebbero diventati Mukunda e sua moglie Janaki, che però volevano andare in India, avevano questo desiderio. E Prabhupada gli ha detto: "Ma perché andate in India? L'India è venuta da voi." Però loro sentivano questo desiderio, e allora per andare in India prima dovevano passare da San Francisco, e quindi da New York sono andati a San Francisco, e prima che partissero Prabhupada ha ribadito loro: "Rimanete qua e se volete aiutarmi in questa missione, aiutatemi ad aprire un altro centro." E allora Mukunda, adesso non ricordo il suo nome prima che fosse iniziato, sono partiti per andare a San Francisco e si sono fermati per qualche giorno con due loro amici, ai quali hanno iniziato a parlare dello Swami, dei suoi libri, della conoscenza che così profonda che portava. Avevano con sé il suo Srimad Bhagavatam, quindi hanno fatto vedere ai loro amici questi libri, e anche i loro amici erano molto attratti da questa, più che altro dall'impressione che trasmettevano questa coppia di amici e della trasformazione che avevano visto in loro. E allora, parlando, hanno detto: "Lo Swami ci ha chiesto di aprire un nuovo centro,
Puoi dire, forse c'è qualcuno che non lo sa, quanti anni aveva Prabhupada quando è arrivato in America, quanti soldi aveva, se era È qualificato. certo che aveva 70 anni quando è arrivato in America, Shrila Prabhupada, e 40 rupie. Che e quindi gli hanno detto: sì, un baule pieno di libri. E hanno detto: ci ha chiesto lo Swami di aprire un nuovo tempio. Noi adesso volevamo partire per l'India, ma non sappiamo se invece dobbiamo seguire la sua istruzione. E i due amici a cui stavano parlando hanno chiesto: ma cos'è, cosa vuol dire aprire un tempio? E loro hanno detto: devi prendere in affitto un negozio e dipingerlo di bianco. E quello è un... era quello che avevano visto fare a New York da Shrila Prabhupada. E è quello che hanno fatto. Sono andati a San Francisco, che era proprio la sede principale di tutta la comunità hippie del tempo. Hanno preso un negozio, hanno dipinto di bianco e hanno iniziato a tenere serate di Kirtan, e è così che è nato il movimento, prendendo dei negozi e dipingendoli di bianco. Poi si è capito che c'è anche di più rispetto a questo, ma... e pensiamo che oggi al 26 della Seconda Avenue di New York c'è tuttora un museo che proprio raffigura le prime immagini di Srila Prabhupada e dei kirtan che teneva. E così vediamo come questo movimento era destinato a diffondersi, come disse Sri Chaitanya Mahaprabhu: Priti vite ace jata nagara digram sarvatra prachar hoibe morana. Lui in un piccolo villaggio del Bengala sconosciuto, e ha predetto che un giorno in ogni città, in ogni villaggio, si sarebbe diffusa la coscienza di Krishna, in particolare il canto dei nomi di Krishna. E quello che vediamo che succede oggigiorno è proprio questa diffusione, e ognuno di noi ha la fortuna di prendere parte di questo movimento del Sankirtan, il movimento del canto collettivo dei nomi di Krishna, che nei Veda, da tempo immemorabile, viene annoverato come il metodo di realizzazione spirituale adatto per l'era degradata in cui ci troviamo. L'era in cui ci troviamo adesso non possiamo applicare le stesse pratiche che applicavano un tempo gli yogi, che andavano a meditare per migliaia di anni nelle caverne e si vestivano di cortecce d'albero. Se qualcuno di noi adesso va nella foresta e si veste di cortecce d'albero, arriva la forestale e lo porta da qualche parte. Invece, un tempo facevano così i mistici per ottenere la realizzazione spirituale. Poi, d'inverno, nel freddo gelido, si immergevano fino al collo nell'acqua di un fiume e meditavano, oppure d'estate, col sole cocente, si circondavano di fuochi e si mettevano lì per cercare proprio di distaccarsi dalla concezione corporea della vita. Ma questo non è fattibile per la popolazione comune nelle radicali, ed è per questo che c'è bisogno di un metodo molto semplice e alla portata di tutti. E non solo questo, non solo deve essere un metodo semplice, ma anche un metodo che noi possiamo svolgere insieme ad altre persone, perché da soli siamo estremamente deboli ed estremamente suscettibili al fascino di Maya, dell'illusione, ma se ci circondiamo di persone spiritualmente evolute e insieme cerchiamo di unirci e sconfiggere l'illusione, allora abbiamo qualche chance di farcela. Eh? Nessuno va in guerra da solo. C'è sempre un esercito perché insieme si è più forti. E così questo movimento dà l'opportunità a tutti, diceva Srila Prabhupada, è stato fondato per dare a tutti l'opportunità di ascoltare e cantare a riguardo di Krishna. Perché ascoltando a riguardo di Krishna, cosa succede? Ci ricordiamo di Cristo. Ci ricordiamo di Krishna, sì. Capiamo Sappiamo che siamo anime. che siamo anime e il nostro cuore cosa fa? Leggerezza.
Si apre, esatto, sì, bello questo termine, sì, io volevo dire si purifica, ma si apre è ancora più appropriato perché il cuore viene paragonato a un fiore di loto, no? E quando siamo nell'ignoranza che è paragonata all'oscurità, questo cuore è chiuso, questo fiore è chiuso e non emana il suo profumo, non emana la sua bellezza ed è sempre molto contratto. Invece, più facciamo in modo che la luce della conoscenza spirituale penetri all'interno del nostro cuore, più il cuore si apre e allora diventiamo felici, diventiamo luminosi, diventiamo solari, si dice solari. E le qualità dell'anima vengono alla luce e l'anima è piena di qualità meravigliose perché è parte dell'anima più meravigliosa che ci sia, che è Krishna. E proprio come una goccia dell'oceano possiede in quantità infinitesimale tutte le caratteristiche che possiede l'oceano, così anche l'anima in qualità infinitesimale possiede tutte le caratteristiche di Krishna. E Krishna, proprio il nome stesso, lo definisce come il più attraente. Noi siamo attratti da quando qualcuno ha tante belle qualità, così anche noi, essendo una minuscola parte di Krishna, siamo pieni di qualità. Ma se siamo illusi e se siamo coperti dall'ignoranza, queste qualità rimangono assopite. E quello che fa Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, tutti i metodi del Bhakti Yoga a partire dall'ascolto e dal canto, va a portare luce, va a portare nutrimento a questo cuore addormentato e fa in modo che piano piano si apra. E quando raggiungiamo la perfezione in questa pratica, il cuore è completamente aperto e l'anima gusta una totale gioia, una totale estasi, che è la gioia che cercano tutti in questo mondo, però sfortunatamente non sanno come trovarla. E allora c'è chi la cerca con le sigarette, c'è chi la cerca con il vino, con il whisky. E ognuno la cerca in modi diversi, c'è chi la cerca facendo tanti soldi e chi la cerca in svariati modi, ma l'unico modo di trovarla è ristabilire questa co connessione che abbiamo con il Supremo. E quindi per questo che è importante che questa conoscenza venga diffusa e questo centro è proprio un esempio lampante di come è possibile non solo 50 anni fa, ma anche nel 2023, contribuire a questa missione, prenderne parte e imbarcarsi in questo vascello che ci porta dall'altra parte dell'oceano dell'esistenza materiale. Tutti noi siamo in questo samsara sagara, questo oceano del samsara, e l'oceano, voi lo sapete benissimo perché abitate vicino al mare, sapete che il mare, già il mare è insondabile, è una distesa d'acqua veramente grandissima, poi l'oceano ancora di più, ma il samsara è uguale, l'oceano di nascite e morti, non sappiamo quante nascite e morti abbiamo trascorso in questo mondo, quanti corpi abbiamo preso, quante sofferenze, quanti mal di schiena, quanti mal di testa e quanti pannolini abbiamo cambiato. C'era una frase buddista, diceva che tutti, se potessimo assemblare insieme tutti i corpi che abbiamo preso in questa esistenza materiale trascorsa in questo mondo, potremmo addirittura arrivare a coprire il sole con tutti questi corpi, perché sono tantissimi. E così dobbiamo uscire da questo oceano, dobbiamo imbarcarci in un vascello che sia in grado di farci arrivare dall'altra parte dell'oceano. Se noi dobbiamo intraprendere un viaggio per andare, non so,
dove si va quando ci si imbarca in un vascello qui, si va in Albania, Grecia. Così non è che ci andiamo con un materassino gonfiabile perché non avremmo speranza di arrivare dall'altra parte. Dobbiamo imbarcarci in un mezzo adatto. E così è detto che per arrivare al di là dell'oceano dell'esistenza materiale non possiamo farcela con le nostre forze, che sono paragonate a un materassino gonfiabile. Non abbiamo forza da solo. Ma se invece ci avvaliamo di un metodo potente e di un mezzo potente, allora riusciremo a varcare i limiti di questo oceano. E il vascello consigliato dai Veda e dai grandi maestri, è il vascello della conoscenza trascendentale. E la Bhagavad Gita, che adesso andremo a leggere, è proprio questo: è un vascello che è in grado di portarci al di là dell'oceano della sofferenza se la studiamo in modo appropriato e in compagnia di altri Bhakti Yogi, altri spiritualisti avanzati che ci possono sostenere, ci possono aiutare nel nostro progresso spirituale. Quindi adesso leggeremo alcuni versi, non so se avete delle riflessioni, domande, commenti nel frattempo. Tutto chiaro? Già. Allora, pensavo di leggere dal sesto capitolo della Bhagavad Gita, che parla dell'Ashtanga Yoga o Dhyana Yoga, ovvero lo yoga in 8 fasi. Krishna spiega ad Arjuna il metodo che utilizzavano gli yogi un tempo per ottenere la realizzazione spirituale, che è, come dicevamo prima, quella di lasciare ogni cosa, andare in un luogo solitario e lì immergersi in questa meditazione, quindi lascia a casa tutto, non ti portare dietro il cellulare, non il caricabatterie, niente, solo il minimo indispensabile. È detto che uno yogi shucho deshe pratishtapya stira masanamatmana Natyutritam, Natinicham, Chailaginam, Kushottaram. Cosa deve fare? Deve andare in un luogo puro, Shuchau Deshe, e poi lì sedersi in un seggio che non sia né troppo alto né troppo basso, con la schiena dritta e in una posizione comoda, e mettere uno strato di erba kusha e della pelle di daino, e lì immergersi in meditazione e fino ad arrivare al samadhi, che è lo scopo dell'Ashtanga Yoga. E quando Krishna fa tutto questo elenco di pratiche ad Arjuna, Arjuna gli dice: questo tipo di yoga non fa per me, io sono un guerriero, sono uno kshatriya, lo kshatriya è influenzato dalla passione e quindi ha bisogno di agire, ha bisogno di vedere i risultati, di controllare. E dice: io lo yoga che mi hai descritto non lo potrò mai praticare perché la mia mente è incontrollabile. Se mi chiedi di controllare il vento, forse ce la posso fare, ma se mi chiedi di controllare la mente, non c'è speranza. E allora Krishna gli spiega che la mente sì, è difficile da controllare, senza dubbio, ma con una pratica adeguata è possibile controllarla. E gli dice che se uno non controlla la mente, la realizzazione spirituale è impossibile. Scordati di ottenere la realizzazione spirituale se non riesci a controllare la mente, mentre se riesci a rendere amica la tua mente, ottenere la realizzazione spirituale sarà piuttosto facile. E Arjuna, allora, a questo punto del dialogo, espone un altro suo dubbio e gli dice: leggo, Arjuna disse:
Qual è il destino di chi ha fede ma non persevera, di chi intraprende la via della realizzazione spirituale ma poi l'abbandona, incapace di staccare la mente dal mondo e non raggiunge quindi la perfezione spirituale? Sappiamo che non è facile rimanere costanti. Tante volte quando si parla di spiritualità alle persone, uno dei commenti che fanno di più è: no, ma io non sono costante, io non riesco a mantenere. Ma anche per la dieta non riusciamo a essere costanti, non riusciamo, è difficile mantenere costanza, disciplina, perché proprio la mente ci porta a vagare qua e là. E Arjuna gli dice: cosa faccio se intraprendo questo percorso per la realizzazione spirituale, rinuncio ai piaceri materiali per dedicarmi alla vita spirituale, ma poi a un certo punto decido che non mi va più, non riesco a mantenermi nella piattaforma spirituale e perdo tutto? Sarà stato tutto uno sforzo inutile e avrò perso sia la felicità materiale, se esiste la felicità materiale, perché è solo un miraggio la felicità materiale, è come l'acqua che si vede in un miraggio. È acqua? No, è un'illusione di acqua. Così avrò perso sia la felicità materiale che la felicità spirituale. E allora le persone mi diranno: sei uno sciocco, hai perso sia la felicità materiale che la felicità spirituale. Invece, quindi gli fa un esempio e dice proprio: Hare Krishna, benvenuti. Gli fa un esempio e gli dice: allora sarò come una nuvola nel cielo che si disperde e non rimarrà più. Leggo. Leggo anche la spiegazione, rileggo il verso e la spiegazione, poi andiamo avanti a leggere alcuni versi. Arjuna disse: qual è il destino di chi ha fede ma non persevera? Di chi intraprende la via della realizzazione spirituale, ma poi la abbandona, incapace di staccare la mente dal mondo e non raggiunge quindi la perfezione spirituale? Srila Prabhupada spiega: la Bhagavad Gita descrive la via della realizzazione spirituale, che consiste nel sapere che l'essere vivente non è il corpo materiale, ma è differente da esso, e che potrà trovare la soddisfazione solo nell'eternità, nella conoscenza e nella felicità, che si trovano al di là del corpo e della mente. Molti sentieri portano a questa meta: il Jnana Yoga, la ricerca della conoscenza, l'Ashtanga Yoga, lo yoga in 8 fasi, e il Bhakti Yoga, il servizio di devozione. Ma tutti si fondano sugli stessi principi, cioè conoscere la posizione originale, naturale ed eterna dell'essere vivente, la sua relazione con Dio, il modo di ristabilire il legame col Signore e raggiungere la perfezione della coscienza di Krishna. Chi segue uno di questi 3 metodi giunge prima o poi a questa meta suprema, come indicava il Signore nel secondo capitolo. Il minimo sforzo compiuto sul sentiero spirituale offre la speranza della liberazione. Ma fra questi 3 metodi, il Bhakti Yoga è il più adatto all'età di Kali, perché è il più diretto per realizzare Dio. Per essere perfettamente sicuro, Arjuna chiede al Signore di confermare ancora ciò che egli ha già detto. Un uomo che segue con sincerità la via del Jnana Yoga o dell'Ashtanga Yoga potrebbe anche non arrivare alla meta, se consideriamo le difficoltà che presentano questi sistemi nell'età di Kali. Nonostante sforzi continui, lo yogi rischia sempre di scivolare durante il suo tentativo per svariate ragioni, la cui principale è l'impossibilità di seguire rigidamente i principi dello yoga. Scegliere la spiritualità significa più o meno dichiarare guerra all'energia illusoria, la quale cercherà con varie lusinghe di riprendersi la preda appena questa tenterà di liberarsi dalle sue grinfie. L'anima condizionata è già affascinata dalle influenze della natura materiale, perciò si lascerà facilmente sedurre di nuovo, nonostante segua una disciplina spirituale.
Questa deviazione dalla vita spirituale si chiama Yoga Chalita Manasa e Arjuna vorrebbe conoscerne le conseguenze. E è una domanda che fa Arjuna e Arjuna espone qui un suo dubbio. E sappiamo che non è facile esternare i propri dubbi, perché quando noi esterniamo un dubbio, facciamo una domanda, stiamo mettendo in luce una nostra debolezza, una nostra insicurezza. Però grazie a questa domanda di Arjuna, tanti di noi possono trarre ispirazione, perché ognuno di noi può essere sorta questa domanda. Sì, provo a ottenere la realizzazione spirituale, ma se non la otterrò, non avrò fatto degli sforzi inutilmente. E adesso leggeremo le risposte che dà Krishna a Arjuna, ma come dice qui Srila Prabhupada, di tutte le forme di yoga, al di fuori del bhakti yoga, in quest'era in cui viviamo, non è possibile ottenere la realizzazione spirituale. Per esempio, l'Ashtanga Yoga, c'è la storia di Subhari Muni, che era un grande saggio che viveva nel Satya Yuga, in un'era in cui si viveva molto più a lungo, e dove lo scopo, il metodo era la meditazione. Quindi lui si era dedicato, pensiamo, 60.000 anni alla meditazione, perché lo yogi riesce a bloccare il respiro attraverso la meditazione, il pranayama, e quindi la durata della vita si allunga in maniera incredibile. E dopo 60.000 anni stava meditando nelle profondità delle acque, però aveva un metodo impersonale di realizzazione spirituale, non aveva intrapreso il Bhakti Yoga, ma l'Ashtanga Yoga, e quindi era in meditazione, ha aperto gli occhi e di fronte a sé c'erano due pesciolini che si accoppiavano. Quando ha visto la scena, questa scena ha fatto riaffiorare in lui i desideri materiali. E siccome questo tipo di pratiche erano pratiche che non gli davano così tanto gusto, ma erano aride, erano prive di un gusto superiore, allora il vedere due pesciolini che si accoppiavano gli ha fatto venire il desiderio di anche lui trovare la pesciolina. E quindi è salito su e è andato a cercarsi moglie e ha trovato Menaka, con cui ha fatto decine, centinaia di figli, e si è ritrovato così impelagato nelle responsabilità familiari e ha dimenticato tutto del suo percorso spirituale per un po' di tempo. E questo è successo perché lui non stava veramente sperimentando un gusto superiore, e quindi quando di fronte a lui si è manifestata la prospettiva del piacere materiale, lui non aveva altro e l'ha accettata. È come quando abbiamo tanta fame e la credenza è vuota, qualsiasi cosa va bene, dammi qualsiasi cosa, anche passiamo da un fast food, sappiamo che non è salutare, ma se non c'è altro, dobbiamo in qualche modo riempire lo stomaco. Invece, se abbiamo del buon cibo cucinato come si deve, che viene da una fonte buona, allora non avremo bisogno di pensare al fast food, eccetera. Quindi, per chi non trova una gioia superiore nella vita spirituale, sarà molto difficile il progresso e anche la minima tentazione rischierà di farlo cadere. E invece, nel Bhakti Yoga, che è lo yoga che consiglia Krishna alla fine di questo capitolo ad Arjuna come soluzione per mettere in pace Arjuna e tutti noi, è la coscienza di Krishna, perché nella coscienza di Krishna il contatto che noi abbiamo con Krishna ci dà un gusto superiore e fa in modo che noi non dobbiamo smettere artificialmente di agire, non dobbiamo interrompere i desideri, non dobbiamo frenare le azioni, ma dobbiamo semplicemente trasferire e cambiare l'oggetto dei nostri desideri. Dobbiamo cambiare l'oggetto delle nostre azioni. Perché
E se prima compivamo un'azione per il nostro godimento personale, dopo la compiamo per il piacere di Krishna. E l'azione apparentemente può sembrare la stessa, ma il risultato è molto diverso. Nel primo caso, quando compiamo qualcosa per noi, dobbiamo subire le conseguenze del nostro karma. E quella è chiamata kama, lussuria. Quando invece compiamo la stessa azione per il piacere di Krishna, quella è chiamata prema, amore, e non porta conseguenze karmiche. E questo è il segreto che ci svela Krishna nella Bhagavad Gita, che chi agisce costantemente in connessione con il Supremo non è mai toccato dalle conseguenze dell'azione. Lo dice Krishna, Brahmani adaya karmani sangam tyaktva karotiya lipyatena sapapena padma patram ivambasa. Proprio come il fiore di loto è nell'acqua ma non è bagnato dall'acqua, così lo yogi che dedica tutte le sue azioni al servizio del Supremo non è mai toccato dalle conseguenze del suo karma. Perché? Perché il karma lo prende Krishna. Noi dobbiamo solo compiere il nostro dovere, compiere il nostro servizio e alle conseguenze di questo servizio ci pensa Krishna. E c'è chi giustamente dice: no, io non voglio commettere karma negativo, quindi sono vegetariano, cerco di fare meno violenza possibile. E è giustissimo, però c'è comunque del karma. Anche perché comunque ti devi nutrire di altri esseri viventi, anche se sono piante e non soffrono come soffrono gli animali. Magari nel processo vengono uccisi degli insetti, vengono utilizzati dei pesticidi, quello purtroppo succede, sì. E quindi c'è del karma, comunque, anche se tu sei vegetariano. Però cosa succede se offri il tuo cibo in sacrificio? Che tutte le reazioni del karma vengono rimosse. E quindi non devi astenerti artificialmente dal gustare dei buoni cibi come fanno gli yogi che devono nutrirsi solo di bacche, foglie secche, senza condimento. Ma puoi gustare anche i cibi più deliziosi e basta che siano offerti prima in sacrificio, basta che siano entrati in contatto con Krishna. E in questo modo gusti sia il piacere da un punto di vista spirituale che anche da un punto di vista materiale. E l'anima è appagata e non ha bisogno di andare a ricercare i piaceri degradati che si trovano al contatto con la materia. E questo è quello che indicherà Krishna ad Arjuna come la soluzione a questo problema, che bisogna gustare la gioia superiore che deriva dalla coscienza di Krishna. E leggiamo ancora alcuni versi e Arjuna chiarisce meglio ancora il suo dubbio e dice: O Krishna, dalle potenti braccia, lo yogi che si allontana dalla via della trascendenza, privo di ogni rifugio, non perisce forse come una nuvola dispersa? Questo è il mio dubbio, o Krishna. Ti prego, dissipalo completamente. Nessuno all'infuori di te può distruggere questo mio dubbio. Il Signore Beato disse, quindi Krishna risponde: O figlio di Prita, per lo spiritualista che compie attività propizie non c'è distruzione, né in questo mondo né nel mondo spirituale. Colui che fa del bene, amico mio, non è mai sopraffatto dal male. Quindi sta dicendo ad Arjuna che qualsiasi progresso noi compiamo sulla via della realizzazione spirituale non viene mai perduto. Anche se per un po' di tempo lasciamo il percorso spirituale e torniamo nell'illusione, qualsiasi progresso che abbiamo fatto rimane come una ricchezza che rimane lì nel nostro conto corrente spirituale e non appena ci risveglieremo ripartiremo da dove abbiamo lasciato. E questo non accade invece per il progresso materiale, perché
Se noi ci dedichiamo al progresso materiale e poi abbandoniamo la via e ci dedichiamo ad altro, poi quando riprendiamo quel percorso dobbiamo ripartire da zero. Ma invece nel progresso spirituale non avviene così. O qualsiasi progresso abbiamo fatto, ce lo ritroviamo eternamente. Possono passare anche vite. E ci sono tanti esempi nelle scritture di chi è inciampato, ha commesso delle offese, ha commesso degli errori che gli hanno precluso la possibilità di ottenere in una vita la realizzazione spirituale e magari dopo una, due, tre vite hanno ottenuto la perfezione. È fatto l'esempio del re Bharata che, anche se era molto giovane ed era estremamente bello, circondato da delle mogli affascinanti, grandi ricchezze, e aveva tutte le opulenze che ognuno di noi potrebbe desiderare in questo mondo. Era un re, l'imperatore del mondo addirittura. Però, siccome aveva la conoscenza spirituale e sapeva che lo scopo della vita è la realizzazione spirituale, non voleva perdersi nell'illusione, non voleva sprecare tempo in queste cose. E allora ha deciso di lasciare tutto. Le ha spiegato che ha fatto questo proprio come una persona che va in bagno e abbandona i suoi escrementi, proprio con disgusto, no? E lui ha lasciato le cose a cui tutti ambiscono in questo mondo come si lasciano gli escrementi. E è andato nella foresta per meditare, per ottenere la piena realizzazione spirituale. E era arrivato a degli stadi di estasi e di beatitudine elevatissimi. È spiegato che provava emozioni spirituali, provava veramente delle grandi, grandi realizzazioni, ma in un modo o nell'altro si è affezionato a un cerbiatto. C'era una cerva che passava di fronte al suo ashram, che veniva inseguita. E era incinta e prima di essere uccisa ha dato luce a questo cerbiattino e quindi Re Bharata si è ritrovato questo cerbiattino di fronte al suo eremo e allora ha iniziato a prendersene cura con compassione e però giorno dopo giorno cominciava a pensare sempre di più a questo cerbiatto e sempre meno a Krishna. E la sua meditazione è diventata sempre più rara e perdeva sempre più tempo nel prendersi cura di questo cerbiatto, fino al punto in cui proprio non pensava ad altro che a questo cerbiatto. E un giorno non ha più visto il suo cerbiattino e si è preoccupato, è andato a cercarlo, è caduto da un burrone. Ha lasciato il corpo pensando a un cerbiatto ed è rinato come cervo. Però, siccome aveva raggiunto grandi meriti, aveva grandi come si dice? Sì, aveva raggiunto un livello molto elevato di realizzazione. Anche se era in un corpo di cervo, manteneva il suo ricordo della sua vita passata e si associava sempre con dei saggi e ascoltava da questi saggi. E nella vita successiva è rinato come Jara Bharata, che è stata la sua ultima vita in questo mondo. E da lì non ha voluto più perdere tempo e si è dedicato solo e soltanto alla realizzazione spirituale. E quindi possiamo vedere come qualsiasi progresso noi compiamo sulla via della realizzazione spirituale rimane a nostro attivo e possiamo sempre usufruirne. E infatti Krishna lo dice, per lo spiritualista che compie attività propizie non c'è distruzione né in questo mondo né nel mondo spirituale. Colui che fa del bene, amico mio, non è mai sopraffatto dal male. Queste sono parole molto rassicuranti che Krishna dà a ognuno di noi e dice: dopo innumerevoli anni di godimento sui pianeti dei virtuosi, chi ha fallito nella via dello yoga nasce in una famiglia pia o in una famiglia ricca e aristocratica.
Egli può anche rinascere in una famiglia di saggi spiritualisti. In realtà è raro in questo mondo ottenere una simile nascita. Con questa nascita egli ritrova la coscienza divina raggiunta nella vita precedente, cerca di fare ulteriori progressi per ottenere il completo successo, o figlio di Kuru. Grazie alla conoscenza divina ottenuta nella sua vita precedente, egli è spontaneamente attratto dai principi dello yoga, anche senza volerlo. Questo spiritualista, che si sforza di raggiungere la perfezione dello yoga, ha già superato tutti i riti delle scritture. Quando lo yogi, purificato da ogni contaminazione, si sforza sinceramente di fare ulteriori progressi, raggiungerà infine, dopo numerose vite di pratica, la meta suprema. E questo è il percorso che dà Krishna per ognuno di noi. Non ti preoccupare se non arrivi al 100% in questa vita, nella prossima vita ripartirai da dove hai lasciato in questa vita, fino al punto in cui ti sarai completamente purificato da tutte le reazioni del tuo karma e potrai ottenere la meta suprema, la destinazione finale, il mondo spirituale. Però in questo frangente in cui stiamo vivendo, nel movimento del Sankirtan, il movimento per la coscienza di Krishna, abbiamo ancora più facilitazioni rispetto a quando Krishna ha enunciato la Bhagavad Gita, perché adesso abbiamo la possibilità di ottenere le benedizioni del Panchatattva di Sri Chaitanya Mahaprabhu, per la cui misericordia l'impossibile diventa possibile. E quindi in una sola vita è possibile ottenere la realizzazione spirituale se ci dedichiamo completamente, anima e corpo, al servizio di questo movimento, al servizio di Krishna, al servizio del maestro spirituale. E questo è quello che diceva Srila Prabhupada a tanti suoi discepoli. Diceva: hai provato in così tante vite a trovare la felicità e non l'hai mai trovata. Adesso questa vita, questi anni che ti rimangono a disposizione, offrili a Krishna, donali a Krishna, vedrai che non perderai niente, ma anzi otterrai il più grande beneficio. E se questo non accadrà, se non sarai soddisfatto, cosa sarà una vita? Ne avrai tante altre per provare a fare altro, ma se invece otterrai questo beneficio, allora troverai la completa felicità e ritornerai nel mondo spirituale. E quindi tanti ha detto questo, pochi lo hanno veramente ascoltato, e però chi lo ha veramente ascoltato è veramente la testimonianza di come questo metodo è valido. E abbiamo visto in questi giorni, molti di voi magari che sono più familiari con il nostro movimento, un maestro spirituale del nostro movimento ha lasciato il corpo, molto famoso, specialmente per i suoi kirtan, Kadamba Karana Swami, e prima di lasciare il corpo, alcuni giorni prima, ha voluto lasciare un messaggio finale ai suoi discepoli e ai suoi seguaci. E in questo messaggio si vede come il suo corpo sia emaciato e lui non abbia forza di parlare, faccia molta fatica a respirare, ma le poche parole che dice sono così cariche di realizzazioni e così piene di potenza. E in cosa dice in queste parole? Semplicemente questo, di utilizzare questa rara forma di vita umana per la realizzazione spirituale, di non perdere tempo nelle attività materialistiche e non farsi sviare dall'era di Kali, e Kali si manifesta nei quattro principi del peccato, che sono gli intossicanti, il gioco d'azzardo, il consumo di carne, il sesso illecito. Se noi ci teniamo al riparo da questi ostacoli e dedichiamo il tempo che abbiamo al servizio di Guru e Krishna, possiamo vedere già in questa vita il risultato tanto ambito, e alla fine di questa vita
andare nel mondo spirituale. E lui diceva che io vi sto salutando, ma per poco tempo, poi ci rivediamo dall'altra parte. E così ognuno di noi può scegliere se sforzarsi in questa vita di raggiungere l'altra parte dell'oceano del samsara, oppure continuare a divertirsi, a nuotare in questo oceano, a fare i tuffi. Chi è un minimo dotato di buon senso capisce che non, veramente in questo mondo materiale non c'è veramente la felicità, ma è solo un miraggio nel deserto. E bisogna invece andare a cercare l'oasi nel deserto, piena di palme, di acqua fresca. E questo è il messaggio che porta Krishna. Ci dice: no, no, in questo mondo c'è solo deserto, c'è solo sabbia e sofferenza, però ti posso dare le indicazioni per raggiungere l'oasi, che ti darà la completa soddisfazione. E ogni verso della Bhagavad Gita è un'indicazione per raggiungere questo luogo. E il bello è che poi Krishna, alla fine della Bhagavad Gita, dopo aver spiegato tutto ad Arjuna, gli dice: io ti ho spiegato le cose come stanno, ora scegli tu cosa fare. Non costringe nessuno, Krishna. E in questo si mostra come il più amorevole, perché quando noi amiamo qualcuno dobbiamo lasciarlo libero di amarci oppure no. E quindi Krishna, anche se potrebbe imporci di fare come vuole lui, perché lui controlla tutto e tutti in questo mondo, potrebbe facilmente controllare anche noi, ma invece ci lascia liberi di esprimere il nostro amore nel modo in cui vogliamo. E ognuno può scegliere se offrire il proprio amore a Krishna oppure offrire il proprio amore alla materia. Solo che la materia non ricambia il nostro amore. E per quanto ci sforziamo di offrire la nostra adorazione alla materia, la materia rimane inerte e rimane morta. Invece, quando offriamo il nostro amore per l'essere supremo, l'anima suprema, siccome è il supremo senziente, lui ci ripaga con l'amore più profondo, l'amore più appagante, che è l'unico amore vero. Tutti gli altri amori di questo mondo che abbiamo sperimentato, un giorno o l'altro finiranno. Per quanto possiamo amare il nostro marito, la nostra moglie, i nostri figli, tutti questi amori sono destinati a finire, e tante volte anche in modo deludente, mentre l'amore per Dio è l'unico amore eterno che è destinato a continuare, non solo continuare, ma a espandersi, a darci sempre più soddisfazione, sempre più gioia. Anandam Buddhivardhanam. La felicità spirituale è paragonata a un oceano in costante espansione, e quindi non ci si annoia mai quando si ristabilisce la nostra relazione con Krishna. E provare per credere, ognuno ha la facoltà di farlo, perché ognuno è parte di Krishna e ognuno può ristabilire la sua relazione unica e irripetibile con Krishna, con l'essere supremo. E questo è quello che dirà Krishna alla fine di questo capitolo, che bisogna diventare degli yogi, e di tutti gli yogi bisogna diventare completamente assorti in Krishna, prendere sempre rifugio in Krishna e legati profondamente per Krishna. E dice Krishna: questo è il più grande di tutti gli yogi, non c'è un altro. Krishna non è impressionato se andiamo sull'Himalaya a fare penitenze e ci cospargiamo di fuochi o ci immergiamo nell'acqua gelida. Krishna è invece impressionato se umilmente ascoltiamo, che è la cosa più difficile da fare, e mettiamo in pratica le istruzioni di un maestro spirituale. Come dice Krishna Uddhava:
nella Uddhava Gita, dice: non sono soddisfatto da grandi austerità, da una grande erudizione, da penitenze e da grandi donazioni, se uno ha tanti soldi e fa offerte. Non sono impressionato da tutte queste cose. Sono impressionato Guru Shushrushayayata, quando una persona è umile e pronta a servire il guru, il proprio maestro spirituale. Quello è molto più raro e noi dovremmo avere questa attitudine se vogliamo veramente capire il segreto della conoscenza vedica, che è un segreto perché apparentemente tutti abbiamo la possibilità di accedere a queste informazioni, ma per realizzare questa conoscenza bisogna avere la chiave giusta e questa chiave è l'attitudine di servizio. Yasya deve parabhaktir yatha deve tatha guru tasyai te katita yartha prakashante mahatmana. È detto che la verità delle scritture è rivelata a quella grande anima che ha totale fede nel guru e in Krishna e con questa fede si impegna nel servizio. Quindi al tempo stesso è il più grande segreto, ma è anche accessibile a tutti. Questi sono alcuni aspetti da considerare se vogliamo uscire da questo oceano del samsara e poi, se volete così espandere un po' questo discorso e fare commenti, domande. Sì? Vi è una qualità negativa tra la gente, che può essere magari la gelosia, l'invidia, però noi non la possiamo vedere con i nostri occhi, però la possiamo percepire ed è una qualità negativa. Ma tu che sei un sadhu, Io no? sto cercando di diventarlo, ma sono ancora molto lontano. Gli shastra cosa dicono a riguardo per percepire avere, diciamo, la relazione con il Signore Krishna? Qual è la percezione secondo la tua esperienza oppure da altri sadhu? Beh, a proposito dell'invidia, la domanda su appunto come percepire l'invidia. Invidia, in sanscrito è chiamata matsarya e vuol dire il fatto di voler essere noi i più grandi e quindi non provare piacere quando qualcun altro eccelle, quando qualcun altro ha successo, ma invece provare gelosia, provare risentimento e l'invidia nel cuore di ognuno di noi, perché siamo proprio in questo mondo per invidia nei confronti del Supremo, nei confronti di Dio. E siccome Dio non lo vediamo, manifestiamo la nostra invidia contro gli altri che invece manifestano qualità migliori di noi. E quindi, siccome è nel cuore di ognuno di noi, dobbiamo liberarcene e il metodo consigliato è proprio il metodo del canto, il metodo del servizio, il metodo dell'ascolto, perché tutte queste pratiche vanno a ripulire il nostro cuore e fanno emergere queste cattive qualità per poi farle andare via dal cuore. E quindi quando noi pratichiamo bene la vita spirituale, vediamo quante cose cattive ci sono nel nostro cuore, che prima magari non sapevamo neanche che esistessero, che ci fossero, e quindi alle volte possiamo venire un po' impauriti da quanta sporcizia abbiamo nel nostro cuore, ma se siamo perseveranti e continuiamo, allora piano piano vediamo come la cura, la terapia funziona. E il metodo per curare l'invidia è spiegato che è il servizio, quindi dobbiamo servire la persona che invidiamo. E in questo modo, proprio come adesso invidiamo Dio, e il metodo che ci prescrive Krishna per liberarci è servirlo. E questo funziona anche nei confronti di altre persone. E però, quando vediamo che qualcuno è invidioso nei nostri confronti, è spiegato che non dovremmo
associarci con quella persona, non dovremmo starle vicino, ma dovremmo evitarla. Upeksha vuol dire stare lontano dalle persone invidiose, perché se cerchiamo di fare loro del bene, non facciamo che alimentare la loro invidia. Come dice Chanakya Pandit, Payapana Bhujanganam Kevalam Vishavardhanam, che se diamo del latte e banane a un serpente pensando di fargli del bene, lui incrementa solo il suo veleno. E quindi dice Chanakya Pandit, allo stesso modo, se cerchi di dare istruzioni a una persona sciocca, una persona invidiosa, questa persona invece di ringraziarti aumenterà sempre di più la sua invidia e la sua ignoranza. E quindi dobbiamo imparare a discriminare tra le varie persone che abbiamo intorno, e questo avviene quando ci situiamo in una piattaforma più avanzata nella vita spirituale, c'è cioè la piattaforma neofita, la piattaforma intermedia e la piattaforma più elevata, e quando arriviamo alla piattaforma intermedia siamo in grado di discriminare tra chi è invidioso, chi è innocente, chi è amico e con chi è Dio. Quindi dobbiamo saper distinguere grazie alla visione spirituale che ci dà Krishna e l'intelligenza che ci dà Krishna, in virtù del nostro servizio, del nostro sforzo. Non sono nozioni soltanto materiali che possiamo apprendere, ma è Krishna che ci ispira a capire chi abbiamo intorno e come comportarsi in modo diverso con ognuno. Spero di aver un po' chiarito, Hare Krishna. Sì, finito. Allora, volevo ringraziare quel maestro che ha lasciato il corpo, dici il nome che non mi Kadamba Kanana Swami, sì. ricordo mai. Avevo letto proprio ieri, però era d'inglese, che l'ultime sue parole. Avevo espresso il desiderio di sapere, io non so l'inglese, quello che aveva detto nel suo ultimo discorso. Quindi voglio Ah, ringraziare. ok, sì. Poi ho ascoltato, lui è venuto diverse volte a Vrindavana, quando c'è lo Travankirtan. L'ho sentito diverse volte cantare. Cantare, Ma la cosa sì. bella, circa 2 o 3 mesi fa, in YouTube ho trovato dei suoi canti che per 2 o 3 mesi, tutte le mattine, l'ascoltavo perché veramente sono belli. Dopo ti Veramente. voglio ringraziare Dai, per questo. Un'altra grazie a cosa lui. invece ti volevo dire, una curiosità, te mi hai detto hai 26 anni. Quasi, sì. Comunque complimenti. Però, sono curioso, sei figlio di Nepal, Sì. no? Com'è stata la tua maturazione di questo desiderio? No? Perché di solito poi verso 16, 18, insomma, uno va nel mondo, no? Uno va nel Certo. senso. Ecco, mi interessava sapere Sì. anche in breve un po' il tuo vissuto. Bella domanda, Non voglio annoiarvi con le eh? mie con il racconto. Però diciamo che sì, sono nato in una famiglia di devoti, Prabhudas, però non ho veramente iniziato a praticare la coscienza di Krishna fino ai 13-14 anni, perché nel momento in cui ero nato, la mia famiglia, i miei genitori erano presi da mille responsabilità familiari. Sappiamo com'è la vita in questo mondo, e alle volte Maya ci copre. E così in quel periodo non praticavano la coscienza di Krishna. E quindi, quando sono nato, io non mi sono mai interessato a questa filosofia, e ho avuto la possibilità, anche in modo piuttosto precoce, di fare tante cose che fanno i giovani per divertirsi, eh? E ho visto proprio come sono cose senza senso, che non danno nessuna soddisfazione, ma rovinano solo la vita. E allora non trovavo la felicità in queste attività, anche se, siccome non abbiamo alternative, questa società non ci dà alternative, non è che a scuola ci educano come trovare una felicità superiore. E allora, siccome non hai altro, lo fai, perché vedi tutti i giovani che si divertono fumando, si divertono bevendo, si divertono in cose stupide, superflue, e allora uno dice, se non ho alternative, le provo. Ma
Quando abbiamo la fortuna di entrare in contatto con la conoscenza trascendentale, allora capiamo che c'è un modo per trovare una felicità superiore, spirituale, senza doverci rovinare la salute, il Dove è fegato scattata la e cosa? Qual è l'intelligenza. l'aggancio? E l'aggancio è, diciamo, il fatto di iniziare a frequentare il tempio. E quindi quando mio papà ha iniziato di nuovo a praticare la coscienza di Krishna, ha iniziato a andare al tempio, Villa Vrindavana in quel caso, e anch'io andavo insieme a lui, e il fatto di iniziare a ascoltare i kirtan, partecipare ai kirtan, ricordo proprio che il primo kirtan a cui ho partecipato era un kirtan di Kadambakanana Swami, e quindi e poi il prasada. Mangiare il prasada, questo cibo che veramente ci fa percepire un gusto superiore, ascoltare lo Srimad Bhagavatam, la filosofia e servizio. Tutte queste pratiche hanno generato un interesse che ho percepito come qualcosa di naturale per me. E quindi è proprio come quando al mattino ci svegliamo. All'inizio magari non ci ricordiamo neanche chi siamo, siamo completamente frastornati. Poi dopo un po' capiamo, ah sì, sono qui, devo andare a lavorare, devo fare queste cose. E riprendiamo a fare quello che avevamo lasciato ieri. Così ho un po' percepito questo, che ho pa passato alcuni anni in cui non capivo tanto bene dove ero, cos'era lo scopo della vita, ma non appena sono venuto in contatto con la coscienza di Krishna, mi sono ricordato di qual era il vero scopo da raggiungere, e allora eccoci qua che cerchiamo di ottenere quella meta suprema. E nel frattempo, Come ho detto nel libro di tuo padre, che eri spesso con lui, sì, Torino, Genova. sì, poi sì, dai, Hare Krishna. Avete Calcatra, arrivo già, Srila Prabhupada, chi già? Vogliamo cantare un po', non so che ore sono. Possiamo, se non avete altri commenti o riflessioni. Sì. Incoraggiante, basta una vita per l'evoluzione spirituale, però mi aggancio a quest'ultimo argomento. Bisogna anche avere un livello di coscienza tale per evolversi in questa vita, perché non può essere una prima vita, una delle prime vite. Tu sei figlio di devoti, vuol dire comunque le hai già fatte, probabilmente hai ricominciato, ecco, questo era il nesso. Beh, Di sì. avere un livello di coscienza e comunque di accoglimento nella trascendenza, nella vita, per poi avere una vita realizzata. Ripeto la domanda perché non so, in realtà mi sono dimenticato di farlo prima, se chi segue da internet le sente. Comunque, appunto, la domanda è che si parlava del fatto che è possibile ottenere in una vita la realizzazione spirituale, ma in realtà abbiamo anche letto nei versi che è un qualcosa che richiede più vite e poi, per poi arrivare alla vita che è l'ultimo. Generalmente è così, che è un processo che richiede più vite. Krishna, in un altro verso della Bhagavad Gita, dice: Bahunam janmanamante gyanavan mam prapadyate Vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabha. Che dopo numerosissime nascite lo yogi arriva a capire che io sono l'origine di ogni cosa e si abbandona completamente a me. Tale anima è molto molto rara, dice Krishna. Quindi generalmente il processo richiede che dopo molte molte vite si raggiunga la meta. Solo che ci sono dei casi molto rari, perché ci sono tre tipi di anime liberate, che sono Nitya Siddha, che sono le anime eternamente liberate, quelle che sono sempre liberate nel mondo spirituale e non cadono mai nel mondo materiale. Poi ci sono le Sadhana Siddha, che invece sono le anime in questo mondo materiale che si liberano attraverso il sadhana, attraverso la pratica spirituale. E questo sadhana può volere dire molte vite di pratica. Quindi
E poi ci sono il terzo tipo di anime liberate, che sono Kripa Siddha, che vuol dire le anime che si liberano per misericordia incondizionata. Si dice in inglese causeless mercy, una misericordia senza causa, immeritata. E in quest'era di Kali non possiamo dire che qualcuno si merita veramente la realizzazione spirituale, perché non siamo veramente, anche sì, magari se uno nasce in una famiglia un po' migliore, una un po' peggiore, però in generale abbiamo una mente così disturbata, abbiamo veramente così tante difficoltà nel concentrarci sulla realizzazione spirituale, che in quest'era abbiamo bisogno di una misericordia veramente immeritata, incondizionata. Quindi, se una persona in questa vita, anche se prima non aveva mai praticato, capisce l'importanza della realizzazione spirituale e si dà al 100% a Krishna, e specialmente Krishna nella sua forma di Sri Chaitanya Mahaprabhu, che è Karuna Avatara, è l'avatara della compassione. Allora, se ottiene questa completa misericordia, allora può liberarsi anche in una sola vita, altrimenti dovrebbe metterci tante altre vite. Però abbiamo questa fortuna veramente rara. C'è un verso che dice: Katanchana smriti yasmin duskaram sukaram bhavet. Era proprio un verso che citava in quest'ultimo discorso finale. Kanamba Kanana Swami diceva: Katanchana smriti yasmin duskaram sukaram bhavet. Che se in qualche modo una persona si ricorda di Sri Chaitanya Mahaprabhu, una cosa impossibile diventa possibile. Se invece una persona si dimentica di lui, anche una cosa facile diventa impossibile. E quindi noi dovremmo sempre ricordarci di Sri Chaitanya Mahaprabhu e che per la sua intercessione è possibile fare l'impossibile. Quindi è possibile in questa stessa vita ottenere la piena realizzazione spirituale. Se invece ci dimentichiamo di lui, diventa un'utopia. E per cosa vuol dire ricordarsi di lui? Vuol dire servire il suo movimento. E il movimento che ha portato è il movimento del canto, della diffusione di questi valori spirituali. E lui è venuto e ha detto: io sono venuto in questo mondo per dare a tutti il tesoro dell'amore per Krishna, questi frutti gustosi della prema, dell'amore per Krishna, ma io ho solo due braccia e quindi non riesco a darne più di tanti. Se voi mi aiutate, tante persone potranno gustare questi frutti. E allora ha chiesto a tutti di aiutarlo nel distribuire questi doni. E infatti Srila Prabhupada è arrivato in America e ha aperto il negozio Doni Impareggiabili per dare a tutti questi frutti. E se noi ci prodighiamo e usiamo il nostro corpo, la nostra mente, le nostre parole per essere strumenti di condivisione di questi valori, allora possiamo gustare anche noi questi frutti e ottenere il favore di Sri Chaitanya Mahaprabhu. E questa è la speranza che ci offre questo movimento del Sankirtan, e tutti possiamo prenderne parte e ottenere il pieno successo della vita, che non è il successo come ce lo raccontano in televisione e a scuola, ma il vero successo della vita è ottenere la pura coscienza di Krishna. Jai, spero di aver risposto. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Gaura Premanande Haribo.